30 aprile 2020. Sto registrando in formato QVGA, che è il più scrauso tra quelli fatti da questa videocamera. Perché è tardi, vorrei caricare il filmato in poco tempo. Vabbè, chiusa questa premessa. Io alcuni giorni fa ho saputo dell'esistenza del canale YouTube di Edoardo Polacco, che fa l'avvocato, e ultimamente si occupa molto dei problemi legali dovuti al decreto coronavirus. Lo ammiro per questo, però io l'ho ascoltato quando parla della querela da fare contro il governo, che ha violato la Costituzione. Allora, mi risulta che stiamo parlando di reati perseguibili d'ufficio, e quindi Edoardo Polacco non ci sta chiedendo di depositare una querela, bensì una denuncia. Conoscete le differenze tra denuncia e querela? Certi reati sono perseguibili d'ufficio e quindi sono passibili di denuncia. Altri reati sono perseguibili a querela di parte e quindi bisogna fare una querela, che può essere fatta solo dalla persona offesa, o eventualmente anche da altre persone, ma non da chiunque. È il discorso un po' lungo. Comunque, la denuncia può essere fatta da chiunque, la querela no. Edoardo Polacco ha usato impropriamente la parola querela. Insomma, cioè, io che non ho studiato giurisprudenza so queste cose. Edoardo Polacco, che fa l'avvocato, o almeno così dice, usa impropriamente certi termini giuridici. Insomma, io non mi fido tanto. Poi, lo ammiro per quello che sta facendo, perché mi sembra che sta a fare un buon lavoro. Però, se io avessi bisogno di un avvocato in un processo, non mi rivolgerei a Edoardo Polacco. Tra l'altro qua vedo vari siti internet che spiegano le differenze fra denuncia e querela. Poi esiste anche l'esposto, che è un'altra cosa ancora. Eventualmente ne parlerò un altro giorno. Comunque, per ora chiudo qua. Grazie per l'attenzione.